Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di, come definirlo, giretto nel mio bagno. Ho già fatto un video di questo tipo, che potete trovare appunto nella playlist skincare, dove appunto vi facevo vedere un pochettino la disposizione dei miei prodotti appunto per la cura della persona, come li ho disposti nel bagno. Oggi, siccome ho un po' di prodotti finiti che devo andare a togliere per far posto a quelli nuovi, o finiti o che stanno finendo, ho pensato di girarvi questo video che vuole essere una sorta di piccolo aggiornamento per quanto riguarda la disposizione. Allo stesso tempo, potete vedere quello che era la skincare routine del periodo appena passato con quelli che sono i prodotti conclusi e finiti, quindi anche una piccola prima impressione, più che prima impressione, piccolo sì, anticipazione di quelle che sono poi le opinioni sui vari prodotti che vedrete poi comunque nei prodotti finiti, top flop e quant'altro. E allo stesso tempo vado a togliere quelli che appunto sono i prodotti terminati o che stanno per terminare per far posto a quelli nuovi che stanno nelle scorte, perché il mio bagno è piccolino. Per cui ci sta poco, cerco di incastrare il più possibile, però molto ho nelle scorte qua in camera. Non fate caso al casino che ho in giro, non fate caso alla mia faccia perché so che è terrificante, ma sono stanca, è un periodo in cui sto dormendo un po' poco. Oggi è domenica, ho lavorato, stasera Nicola aveva una serata, per cui ne ho approfittato per girare qualche video. Quindi se mi vedete truccata e vestita come altri video è perché sto approfittando del fatto che manca lui, anche se ho una faccia di merda e non vorrei girare video con queste occhiaie, con questa faccia, con le rughe, cioè veramente è un periodo in cui mi sto vedendo veramente orribile, però fa niente. Devo insomma, approfittare del tempo che ho a disposizione, per cui era oggi e niente, quindi lo faccio in questo momento. E nulla, quindi ci vediamo nel bagno. Allora, eccoci qua, partiamo dalla detersione. Quindi qui ci sono le cose che uso, che sto usando in questo momento per la detersione, più tutta la parte dietro che è praticamente tutti i prodotti dei capelli in uso. La zona capelli, magari ne riparleremo poi, non ci sono grandi novità, bene o male i prodotti utilizzati sono sempre quelli, ci sono alcune colorazioni per capelli che devo terminare, queste qua di balea al mango con una sorta di balsam crema da utilizzare sia a capelli asciutti che bagnati, questo che è il mio amatissimo olio che potete trovare sempre al DM. Chiuso, quindi questa è una scorta e in questo momento sto utilizzando questo qui di Omia all'olio di argan che non mi piace per niente, assolutamente mi lascio i capelli unti, dopo 1 o 2 giorni li devo già lavare e non mi piace molto, ma ne riparleremo. Qua davanti c'è questa colorazione per capelli, una maschera colorante che sto utilizzando in questo momento, l'ho usata una volta in realtà. E la userò in questo periodo perché insomma il colore dei capelli adesso è un po' un caos e quindi questa la uso per andare a riavvivare il colore violaceo quando mi scarica tutto il rosso e mi ritornano verdi o azzurri. Qui in questo contenitore tengo i dischetti di cotone, ne ho altri poi di scorta sopra. Questa è l'acqua micellare che sto usando in questo momento, ne sto usando in realtà più di una. Questa, come vedete, siamo alla fine. Mi è piaciuta abbastanza. Questa è quella per le pelli normali e miste di Sien, che potete appunto reperire da Lidl. Mi piace abbastanza, strucca anche bene. Mi sono trovata bene per il prezzo che ha. Potrei anche ricomprarla. Mi piace l'erogatore così, fatto in questo modo, voi praticamente appoggiate il dischetto e schiacciate e eroga il prodotto. Non mi dispiace, insomma, come prodotto in generale, considerando il prezzo che ha. Sono 250 ml, viene 1-2 euro, quindi insomma, fattibilissimo. Poi c'ho questo in uso che appunto sta per terminare anche lui.
che è uno struccante biologico, questa volta dei provenzali per occhi, delicato, ma di conseguenza non strucca un granché bene, soprattutto perché io comunque faccio spesso trucchi anche belli bold, belli, belli pesanti, e quindi questo molte volte da solo non mi basta. Però insomma l'ho utilizzato, non so se lo potrei ricomprare perché comunque preferisco un prodotto un po' più efficace, anche se questo aveva il pro di essere appunto molto delicato. Quindi l'ho consumato in realtà proprio nei giorni, nei periodi in cui avevo gli occhi particolarmente sensibili, di conseguenza magari mi truccavo un po' meno e quindi questo andava benissimo, in più essendo delicato mi aiutava tanto. Se dovessi trovarlo in offerta, magari sì, potrei anche riprenderlo, però ecco, non è uno di quei prodotti che mi ha fatto impazzire e che quindi correrei subito a ricomprare. Questo invece è il latte detergente, quello dell'erboristica, all'olio di argan e alfa idrossiacidi di fiori. Questo mi è piaciuto molto perché è molto delicato. Io non amo particolarmente, a dire la verità, i latti detergenti, però questo mi piace perché strucca anche, si può utilizzare sia appunto come un detergente viso, tranquillamente, proprio come un latte detergente normalissimo, oppure anche messo sul dischetto di cotone come struccante senza risciacquo ed è indicato appunto proprio dietro. Vediamo se lo troviamo scritto da qualche parte. C'era scritto comunque, adesso non so se metterà a fuoco. Comunque si può utilizzare anche in questo modo. L'ho utilizzato in tutti e due appunto i modi. L'unica cosa che a me è usato così senza risciacquo poi dopo dà un po' fastidio, cioè non, una sensazione strana. Riesco a non risciacquare l'acqua micellare. Anche se non andrebbe fatto, però mi capita di non farlo e non mi dà nessun fastidio. Questo non risciacquato a volte lo sento e quindi poi dopo alla fine vado a risciacquarlo, dipende. Come latte detergente è ottimo, molto delicato. Io non sono un amante dei latti detergenti, per cui sto facendo un po' fatica in realtà a terminarlo. Questo è aperto da un po', non me ne manca moltissimo. Sicuramente adesso che viene insomma più il freddo è un prodotto che tornerò a utilizzare. D'estate l'avevo abbandonato, quindi era rimasto qui, l'ho usato con piacere. L'inverno e primavera passate, abbandonato d'estate e adesso tornerò ad utilizzarlo. Non male, soprattutto perché l'avevo acquistato in offerta, con un altro prodotto e quindi il prezzo era molto conveniente e come marchio l'erboristica mi piace. Qua dietro poi abbiamo un olio per capelli, anche questo sta terminando, alcune colorazioni per capelli, insomma altri prodotti di cui vi parlerò poi quando sarà il momento. Sopra, lasciamo perdere poi il casino del bagno perché io ovviamente pulisco, pulisco e Nicola sporca tutto, ovviamente. Questo è il suo ripiano, lasciamo proprio perdere, gli ho infilato la crema solare che mi è rimasta, questa qui per il viso che potete trovare al DM, che è appunto aperta e non sapevo dove ficcarla, è da consumare, quindi gliel'ho infilata qui, ma questo diciamo che è il suo reparto e lasciamo perdere. Qua abbiamo i deodoranti, ho finito praticamente questo. Sapete che adoro i deodoranti di Balea, non tanto per la loro efficacia come deodoranti, ma più che altro per le profumazioni. Mi piacciono molto, costano poco. Questa era una limited edition di cui io ho provato della stessa linea i detergenti, cioè l'ho acquistati ma non ho ancora provati. E ho preso anche un altro prodotto che non ricordo, forse una maschera, non mi ricordo. Vabbè, le vedrete comunque nei vari prodotti o nei video o la DM. Quindi questo è terminato, lo posso andare a cestinare. Mentre qui abbiamo tutti questi, quindi sempre Balea, 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 Balea. Questi sono tutti i deodoranti. Lì dietro abbiamo altri deodoranti di scorta, più un olio di scorta, più un aloe vera di scorta.
non so dove mettere le cose, poi vanno a finire lì dietro. Questo della Youth che adoro, stra efficace. Questo Infazil che avevo portato in ferie perché è il più piccolino e il più leggero. E questo qui biologico all'aloe dei provenzali che però non mi è piaciuto moltissimo. Anche questo sta per terminare e infatti in uso ho adesso questi due che appunto avevo utilizzato quest'estate. In combo poi sempre con quelli Balea per profumare. E adesso che ho finito quello lì Balea ho iniziato questo qui. E quindi userò praticamente questi tre. E lì dietro c'è un olio corpo che non ci stava appunto sopra, perché appunto poi qua sopra ho, vabbè, oltre ai medicinali, Aulin, termometro e quant'altro, creme, alcune creme tipo arnica e quelle cose lì, ho i vari oli corpo. Quindi questo chiuso di scorta con anche quello di Omia Botanica. Questo, che è sempre quello di Omnia Botanica, preso più recentemente, che è nel barattolo in plastica, molto più comodo. Questo qui, appena aperto, di Thea Natura, che avevo preso su Eccoverde. Quindi in questo momento in uso ho questo. E qua, avendone terminato un altro, si è fatto posto per qualcos'altro. Adesso vedrò nelle scorte cosa andare a metterci. Per il momento sono praticamente tutti chiusi tranne questo, e ne ho terminato uno che era di... dove l'avevo preso? All'Eurospin, non mi ricordo però di che marchio fosse, mi sfugge, mi sembra... non so, li vedete nei finiti. Comunque ci sono diversi prodotti corpo, prevalentemente... oli, e là dietro di Delidea c'è un gommage che ho preso sempre su Eccoverde ma che non ho ancora utilizzato. E quindi questo è quanto. Passando al mobile sotto ho vabbè, a parte gli assorbenti, ho il mio amatissimo olio di cocco biologico, sempre acquistato al DM, che io utilizzo come struccante, lo utilizzo a volte anche come idratante, come impacco pre-shampoo, insomma ha diversi molteplici utilizzi, oltre che quello in cucina, anche se in realtà avendoci messo le mani sporche di trucco e quant'altro, questo non l'ho ancora utilizzato per cucinare, ma in realtà nasce proprio come olio da cucina. Questo tra l'altro è in scadenza, quindi è da consumare velocemente, è al suo stato solido come potete notare in questo momento. In realtà mi è rimasto solido tutta l'estate, era sì più morbido però mai completamente liquido, forse perché stava qua nel mobiletto, non prendeva troppo calore, insomma. Mi piace comunque sempre molto questo prodotto da utilizzare come struccante, soprattutto con i trucchi più forti, waterproof e quant'altro. Mi dispiacerebbe anche terminarlo, però insomma va consumato. Adesso vedremo come sfruttarlo al meglio. Qua c'è il burro corpo di Alverde, anche questo è già iniziato e va consumato in realtà. Questo lo utilizzo nei periodi proprio più freddi, quindi l'avevo iniziato l'anno scorso. Io però non sono un amante dei prodotti corpo, in generale li uso poco, per cui insomma l'avevo usato in momenti di evenienza, di forte freddo, di irritazione sulle mani, sulle screpolature, anche sul viso, sul naso mi era capitato di utilizzarlo, perché appunto contiene burro di karité e quindi era molto 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 nutriente, emolliente, e quando avevo raffreddori e periodi insomma più disastrati di secchezza del naso mi era capitato di utilizzarlo, e lavora molto 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 bene, ottimo prodotto. Qua vabbè abbiamo questi dentifrici presi in Thailandia che avrete visto sicuramente nel video haul, ne ho altri, questi sono di scorta, sono qua chiusi, non sapevo dove altro metterli. Questi sono i dischetti struccanti sempre di Balea, gli ho tolto tutte le etichette ma sono di Balea perché volevo riutilizzare il contenitore. E questi sono comodi per quando si va in viaggio in realtà, e all'interno, adesso vediamo, cerco di farvi vedere, che bello il mio pigiama, con una mano sola ho un po' di difficoltà, aspettate, ecco qui sono praticamente dischetti di cotone, qua in realtà avevo messo dentro i miei dischetti con un po' di acqua micellare,
e me li ero portati dietro, non mi ricordo quale occasione, per non stare a portare tutto il coso di dischetti e l'acqua micellare, avevo messo tutto qua dentro. È un'idea carina, anche questa in realtà occupa spazio il barattolo, ma ce ne sono dentro proprio pochi, quindi sono qua ma sono da terminare, anche se ecco, è una cosa che preferisco portarmi dietro in viaggio, quindi forse terrò il barattolino comunque da sfruttare in quelle occasioni, sempre in questo modo, quindi mettendoci i dischetti e l'acqua micellare. Anche se è vero che poi durante i viaggi si sfruttano molto anche le salviettine. Quindi, boh, adesso vedremo, anche perché infatti qua avevo anche, come vedete, delle salviettine. Queste in uso di Fria e anche queste qua piccolette dei provenzali che mi avevano dato in omaggio, le sfrutto più che altro in viaggio, quindi in weekend oppure se dormo fuori casa, insomma in quelle occasioni così. Comunque, allora, tornando qui in questo reparto, come vi avevo mostrato, ci sono sempre creme, sapone mani dietro, potete intravedere qualcosina, latte detergenti, struccanti, scrub, quindi diciamo prevalentemente tonici, prevalentemente prodotti appunto per il viso e prevalentemente scorte. In realtà di queste ho già provato questa crema, che è una crema praticamente... come si dice, autoabbronzante, che ho provato a utilizzare questa primavera estate, quindi questa è aperta, utilizzo quest'inverno o se no questa poi mi scade e non so neanche io sinceramente se utilizzarla o meno, perché è un prodotto che vedo più per la primavera, ecco, non tanto per l'inverno, però magari proverò comunque a utilizzarla come crema giorno e vediamo, insomma, è che ogni uso tante creme, per cui questa è proprio un surplus, però l'avevo appunto aperta perché ho visto che era in scadenza e quindi... insomma, almeno per provarla, qualcosina fa, una buona crema idratante, vedremo come poterla sfruttare al meglio. E ho altri prodotti, tra l'altro, autoabbronzanti aperti, che ora non so bene come utilizzare, boh, vabbè, vedremo. E idem questo tonico che ho utilizzato, è un tonico all'argilla e estratto di tè verde, favoloso per quanto riguarda brufoli e imperfezioni, perché ha un'azione antibatterica, riduce i pori, calma la pelle, la rinfresca, un ottimo ottimo tonico, mi sta piacendo. Anche questo l'ho già utilizzato, l'ho già aperto perché avevo un po' di imperfezioni sul viso e siccome stavo terminando altri tonici ho deciso di aprirlo. Era ancora qui, ma adesso farò posto nello spazio, insomma, dell'altro mobile dove i tonici, per andare a inserire questo, e così qua mi si farà altro posto per altri prodotti. Quindi questo qua poi appunto lo andrò a mettere dove poi vedrete, e qua rifornirò con altro. Nella parte sotto recentemente sono andata a fare un po' di ordine nelle scorte. Qua trovate prevalentemente prodotti per capelli e per il corpo, quindi ho messo più o meno in ordine quelli che vanno utilizzati, quindi shampoo e balsamo di Alverde, che vedete appunto lì davanti. Questo è il boccettone grosso di olio di cocco che viene dalla Thailandia, che non consumerò mai perché è veramente enorme, gigagalattico, vabbè. Diversi fanghi, scrub. Questo è un prodotto per il bagno che però utilizzo solo quando appunto faccio il bagno anziché la, come si dice, anziché la vasca, anziché la doccia, scusate. E anche questo è amido per il bagno. E in più, buttati un po' lì così, ma vabbè, sono da consumare anche questi perché sono in scadenza. Maschera di Alverde, questo è un shower gel, questo non è in scadenza però vabbè, da utilizzare, che è un po' che c'è,
E anche questo di Balea, che è un peeling corpo, insomma, gel doccia, però anche peeling, che sono un po' così, non vorrei utilizzare perché è un'edizione limitata, però anche questo è qua da un po' e va presto consumato. Vediamo un po' la scadenza. Non le riesco a vedere. Vabbè. Insomma, quindi qui ci sono un po' di maschere per capelli, prodotti per lavarsi. Quindi quello che ci sta tengo qui. Quello che non ci sta poi è nelle scorte che ho di là. Poi qui sul lavandino ho la mousse di Alverde, questa qui, lime e mela verde, che adoro, mi piace tantissimo, soprattutto il profumo. E niente, sto utilizzando questa in questo momento. Qua ho il mio amico Foreo, che non utilizzo proprio tutti i giorni, però insomma lo tengo qui comunque sul lavandino, adesso l'ho utilizzato ieri, per cui era qua ad asciugare. E come sapone mani in questo momento ho in uso questo qui di Bottega Verde. Io di solito utilizzo un dispenser, e prendo le ricariche per riempirlo. Avevo terminato, diciamo, la ricarica e quindi sono andata a togliere il dispenser anche per cambiare un po' e a mettere questo qui. Se sono belli da vedersi, mi piace anche tenerli esposti sul lavandino. Se no, preferisco il dispenser che mi evita, insomma, sprechi, l'utilizzo di troppa plastica e insomma lo preferisco. Però ogni tanto ci sta anche di utilizzare quelli così già fatti, se sono carini, insomma. Di qui, vabbè, spazzolini vari come dentifricio, a parte questo qui di Sensodyne che insomma non mi fa impazzire. Stiamo utilizzando questo qua di PH Bio, che è piaciuto tanto anche a Nicola perché è all'ananas e papaya, per cui un gusto un po' particolare e è piaciuto anche a lui. È una bella pasta. Bella bella collosa, non so come dirvi, bella spessa e sta quasi finendo. Idem per quanto riguarda questo, come si chiama? Non mi viene in mente il nome. Colluttorio, ecco, che adoro, è buonissimo e mi dispiace che stia finendo. Qui vedete altri prodotti. Allora, questa la cestina è rimasta praticamente uguale, c'è dentro ancora le stesse cose. In scadenza c'è questa crema, che tra l'altro è una crema che costa tantissimo, ve ne avevo già parlato. Anche questa mi piange il cuore terminarla perché è ottima e soprattutto mi dispiace con quello che l'ho pagata, però. Ha un PAO comunque di 12 mesi che sono belli che superati, quindi questa qui adesso l'andrò a utilizzare come crema appunto da giorno, protezione solare 30, e quindi comunque cercherò di utilizzarla comunque, soprattutto insomma nei giorni dove magari so che devo stare all'aperto, anche se in realtà non ce ne sono molti perché sono al lavoro, insomma. Però cercherò di sfruttarla anche solo come crema idratante, anche se appunto a fattore di protezione solare, però anche ci sta comunque sempre anche in città a mettere la protezione solare, quindi la sfrutterò in questo modo. E qui abbiamo, allora, qua una maschera che ho fatto ieri. E me ne è avanzata un po', l'abbiamo fatta sia io che Nicola, quindi questo mi è avanzato, la utilizzerò oggi, massimo domani. È una maschera all'argilla verde, fatta con l'argilla verde della Saponaria, quindi avevo proprio il sacchettino di argilla verde, miscelata con un po' di idrolato all'arancio di Anthos e idrolato alla lavanda di Anthos, con un po' di maschera all'aloe vera, quella che avevo preso in Thailandia. Quindi ho mischiato tutto insieme. Poi, siccome la maschera non ha un ottimo odore, gli ho messo anche qualche goccia di Pink Lotus, che ha un odore che a me fa impazzire, e quindi sono andata a nutrirla
ulteriormente, arricchirla e appunto a profumarla un pochettino. E mi è piaciuta tantissimo, devo dire. Questo appunto è l'avanzo che sfrutteremo ancora in due, mi sa, forse quando torna Nicola, poi stasera ce la facciamo. E ottima, 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 ottima. E quindi vabbè, è qua, l'ho coperta un po' perché appunto non volevo buttarla, volevo sfruttarla e utilizzarla bene. Qua c'è questo favoloso, favoloso siero all'acido ialuronico di Sien, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Io ne avevo prese due confezioni perché sapevo appunto che era ottimo. È il primo acido ialuronico che provo e che acquisto. Devo dire che mi è piaciuto molto perché idrata bene, non appiccica la pelle, si asciuga subito. Mi piace veramente molto e lo sto utilizzando sia la sera che alcune volte mischiato al fondotinta proprio per andare ad alleggerirlo e a renderlo più idratante e mi piace molto l'effetto anche con il fondotinta. E quindi ogni tanto, cioè ce l'avevo in camera e l'avevo principalmente in camera sulla scrivania da usare così come base mix make-up. Però volevo parlarvene e quindi l'ho portato in bagno e devo trovargli un posticino perché al momento è posizionato qua. L'ho utilizzato appunto di sera, ma vedete, ne ho utilizzato veramente poco per il momento, ma mi sta piacendo. Queste due creme invece non vedo l'ora di terminarle perché per quanto mi siano abbastanza piaciute, sono già scadute e sono scadute ormai da, non lo so, da un bel po', da più di 6 mesi sicuramente. La loro texture non è cambiata, la loro composizione, insomma, nemmeno, cioè nel senso mi sembrano identiche e ancora buone a quando le avevo aperte. Purtroppo erano rimaste nelle scorte delle creme e quindi non mi ero accorta che erano già scadute, quindi le ho aperte e utilizzate che praticamente erano già scadute. Avendo comunque 1000 creme in uso, purtroppo anche queste non sono riuscita a terminarle, quindi non ne manca tantissimo in entrambe, perché cerco insomma di sfruttarle il più possibile, però ecco, non, cerco di farle girare un po' tutte perché ho diverse creme aperte. Per cui queste non so se adesso riuscirò a finirle. Ed essendo appunto scadute, non so se continuare a utilizzarle o se riciclarle in qualche modo. Io alcune volte le creme scadute le utilizzo come creme depilatorie, diciamo così, cioè creme da mettere, da utilizzare con il rasoio. Finché vedo che hanno lo stesso profumo, la stessa consistenza e non mi danno, non vanno a dare problemi, cerco di utilizzarle, dopodiché andranno cestinate, ecco, mi dispiace un po', però non voglio neanche rischiare, ecco. Questa invece è una mousse autoabbronzante, sempre di Sien, che appunto ho acquistato al Lidl. Qua è tutto Sien, tra l'altro, Sien, 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 vabbè. Questa l'ho utilizzata quest'estate e credo di, adesso non so la scadenza. Vabbè, no, l'estate prossima. Quindi volendo potrei metterla da parte e riprenderla in mano magari a primavera, da riutilizzare insomma dalla primavera all'estate e metterla un attimino da parte perché questa non mi scade subito, a differenza della crema che vi ho fatto vedere prima, che è aperta ed è in scadenza, cioè scade comunque a marzo dell'anno prossimo. Quindi dovrò utilizzarla d'inverno. Questa posso ancora permettermi di sfruttarla la prossima primavera. L'ho già utilizzata quest'estate, devo dire che non mi è dispiaciuto, nel senso che l'effetto l'ha fatto. Ovviamente è un effetto momentaneo che poi più vi lavate e più poi va via. Quindi non è che vi abbronzate e dura a vita, ma questo è un po' come tutti i prodotti autoabbronzanti. Quindi da qui questo molto probabilmente verrà via, andrò a metterla da qualche altra parte. E in modo che libero insomma questo spazio che è un po' scomodo perché dietro poi c'è la presa, quindi ogni volta che devo mettere il phon, devo spostare, Nicola che non è attento ogni volta che accende la luce fa cadere tutto, quindi insomma
vedremo un attimino lì come mettere a posto la cosa. Poi, mobile, ovviamente, vabbè, qua abbiamo reparto igiene orale, diciamo così. Qua abbiamo il mio amatissimo Blemish Control Gel di MAC, che purtroppo è praticamente finito, e il suo sostituto di Alverde, che però non mi piace altrettanto, nel senso che si vede la differenza tra un prodotto chimico e un prodotto naturale. Questo, essendo un prodotto naturale, ha un effetto molto 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 più blando rispetto a questo qua di MAC, che è veramente una bomba, nel giro di uno o due giorni mi faceva andare via qualsiasi brufolo. E però vabbè, insomma, sono qua perché li utilizza anche Nicola. Qui abbiamo appunto i nostri spazzolini, due scorte di dentifrici, questi qua sempre della Thailandia, quindi sempre, diciamo, prodotti per l'igiene orale. Questi qui sono aperti, questi qua invece sono scorte chiuse, che andremo poi a sostituire a questi. Sono aperti i miei dentifrici perché Nicola, non so come mai, ha questa mania di aprirne più di uno e poi dopo, vabbè, rimangono lì. Vabbè. Poi, allora, questo è il reparto di sieri, contorno occhi, oli. Allora, praticamente ho terminato questo siero viso di Omia al coenzima Q10 e all'olio di argan, quindi diciamo effetto anti-rughe lifting. Terminato completamente. Qua vedete che c'è. Zoppa, se n'è andato il burro cacao. E niente, quindi questo qui usato praticamente tutto l'inverno fino alla primavera, poi terminato, e mi era rimasto qualcosina che ho finito poi in questo periodo. Ottimo, mi è piaciuto, potrei benissimo ricomprarlo. Questi sieri costano relativamente poco, sono molto validi. Questo, insomma, mi è piaciuto, ecco, però più per l'inverno lo vedo, più che per l'estate, perché è un siero cremoso, mentre d'estate preferisco le consistenze in gel. Poi, terminato anche questo di Alverde, che ho già riacquistato. Questo è un siero anti imperfezioni che mi piace tantissimo, non mi piace molto l'odore, come il tonico, è della stessa linea all'argilla, ha lo stesso odore, un po' pungente, un po' forte, un po' di argilla appunto, però sono super efficaci. E infatti, siccome non avevo un altro siero un po' più purificante, questo, considerando che l'avevo già provato, so il rapporto qualità-prezzo com'è, l'ho riacquistato e insomma ce l'ho lì, perché comunque questo mi è piaciuto molto. Anche questo consistenza cremosa, ottimo. Finito, niente, lo vado a togliere da qui, che vado a sostituirlo con altro. Poi, questo è il mio amatissimo Eye Care Cream di Martina Gebhardt, che ho iniziato l'inverno scorso, abbandonato poi appunto d'estate, l'ho utilizzato fino a metà primavera circa. Andrò a riutilizzarlo poi adesso in autunno, non vedo l'ora, perché mi piace da impazzire. Mi dispiace un po' perché anche questo lo adoro, e è un bel contorno occhi, bello, bello ricco, bello cremoso, ottimo ottimo ottimo, mi piace tanto. Poi ho, vabbè, questo appunto, che è il burro cacao che è caduto per terra, un normalissimo idratante labbra all'argan di Bottega Verde, me l'avevano regalato, lo tengo qui che quando finisco tutta la skin care mi vado a idratare anche le labbra. Poi contorno occhi 1, 2 e 3. Allora, questi qui sono quelli che avevo in uso, e 1 e 1, 2, quindi questi due biologici. Madonna, fare le cose con una mano è complicatissimo. Questi due di Alverde di Cien, che sono biologici, li ho terminati entrambi, uno alle bacche di goji e l'altro quello al melograno. Questo alle bacche di goji è più un siero, quindi molto spesso lo andavo a utilizzare insieme a un altro contorno occhi. Mi è piaciuto tantissimo, anche il profumo bello delicato,
idratante ma leggero, lasciava la pelle molto liscia e insomma mi è piaciuto. L'altro invece, sempre alla Q10, perché anche questo appunto era il Q10. È invece della linea di Balea, questa qui, di cui ho provato in passato anche il siero viso che mi era piaciuto moltissimo. Anche questa è una cremina bianca, bella idratante, che si stende bene, che mi piace molto. Questo, siccome ha una scadenza più lunga, l'ho lasciato un po' da parte, quindi per quello che non l'ho ancora terminato, pur avendolo aperto prima degli altri. Perché ha una scadenza un po' più lunga, quindi volevo consumare prima le cose che avevo appunto da consumare, e questo quindi è ancora insomma in uso. Poi, allora, qua ho il prossimo che devo andare ad aprire, questo, e poi ce n'è un altro di Balea all'aloe che devo aprire perché appunto vanno consumati. Questo qui è quello antigonfiori di Dr. Konopkas, che non vedo l'ora di utilizzare. Dovrebbe essere un gel anziché una crema. E niente, sono curiosa, è ancora nella sua scatola. Poi ho utilizzato questa maschera crema di Alverde, due in uno, appunto crema notte oppure maschera. Per me gli utilizzi sono molto simili, nel senso che sia metterla, cioè andava messa comunque di notte, e cioè la sera, e o come appunto crema, quindi uno strato più sottile da far assorbire, oppure uno strato maggiore da lasciare assorbire lungo la notte, molto simile comunque come tipo di utilizzo. E mi piace, ha un buon profumo, non fa chissà quali miracoli, però io adoro le maschere notturne e questa devo dire che non mi è dispiaciuta. La mattina mi risvegliavo con effettivamente un bel incarnato dall'aspetto sano. A volte mi risultava un po' troppo grassa per me, nel senso che comunque mi svegliavo con il viso magari un po' unto, però vabbè, insomma, normale, nel senso che mi capita spesso, soprattutto se la sera utilizzo cose ricche. Questa è una maschera bella ricca, per cui bella nutriente, per cui ci sta, però l'effetto mi piaceva molto, lascia la pelle veramente morbida e tonica e dà quell'effetto effettivamente di tono della pelle più uniforme. Comunque ve ne parlerò meglio poi. Non è ancora finita, però scade, vediamo un po', a dicembre, quindi ecco, va consumata in questo periodo. La sfrutterò insomma quest'inverno. Poi ho ancora Pink Lotus che adoro, questo qui lo conoscete tutte. È un olio per il viso e per il corpo, ma che io utilizzo solo sul viso, per non sprecarlo, che amo, amo, amo alla follia. È praticamente finito. Lo tengo comunque nella sua scatoletta, questa qua, per proteggerlo un po'. Me ne manca veramente poco. Vediamo se riesco a farvi vedere senza fare troppi danni. Olè, ecco qua. Questo è quello che mi rimane, vedete? E faccio anche fatica a prelevarlo ormai perché non arriva più praticamente alla boccettina. Non so se riuscite a vedere. Mettere a fuoco, tenere la videocamera, mettere a fuoco, farvi vedere le cose è un'impresa. Vabbè, comunque questo qui lo adoro. Sicuramente se mi capita di fare un ordine su Ecoverde lo andrò a ricomprare perché mi ha fatto impazzire. E molto buono, molto valido, anche questo praticamente finito, quest'olio di Alverde alla rosa canina. Eccolo qui, questo qui. Buono, 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 buono. Questo lo usavo molto spesso anche mischiato alla maschera, all'aloe verde. All'aloe verde, sì. All'aloe vera. Che cacchio dico? All'aloe vera, acquistata in Thailandia, o ad altre maschere, maschera all'argilla o altro, insomma. Quindi come ingrediente in più nelle preparazioni, piuttosto che come step in più nella routine serale, però entrambi gli oli, ma il mattino ma la sera, e mi piacciono molto, utilizzati con soddisfazione appunto questo inverno.
Quelle che vedete qui invece sono cose chiuse che devo ancora utilizzare, ma che non aprirò a breve, perché insomma ho altre cose, quindi rimando il loro utilizzo. Passando al ripiano sopra, abbiamo teoricamente i tonici, però poi ci ho fatto spazio per due sieri che non ci stavano sotto, adesso poi devo rivedere bene tutti gli spazi. Questo è l'Hydro Effect di Sien, sempre della linea all'acido ialuronico, però è il siero e non ha buon inci come invece ha l'altro, quindi praticamente questi due prodotti. Questo qua trasparente, assolutamente ottimo inci, ottimo prodotto. Questo qui invece non altrettanto, ma l'ho insomma verificato poi, quindi l'avevo già acquistato. L'ho aperto, io in realtà mi sono trovata anche bene, al With Duo Hyaluronic Acid, dice, per pelli molto secche, ma io l'ho utilizzato d'estate e mi ci sono trovata, devo dire, bene. Uffi, questo cazzo di riflesso non mette a fuoco, ecco, forse ci siamo. L'ho usato tutta l'estate, cioè dalla primavera, fine primavera, tutta l'estate, ho utilizzato praticamente solo questo, terminato. A me non è dispiaciuto, niente di eclatante, però mi andava ad idratare la pelle, la rendeva, asciugava subito, quindi era bella asciutta, perfetto comunque da utilizzare sotto il trucco. La sera, se avevo bisogno di qualcosina in più, poi andavo a mettere qualcos'altro, ma mi è capitato... lo sapevo che cadeva ancora qualcosa... mi è capitato molto spesso di utilizzarlo da solo questo, e in realtà mi sono trovata bene perché appunto d'estate non avevo bisogno di chissà che. Madonna, che casino che ho fatto qui, aiuto. Poi, terminato anche questo tonico astringente di Anthos, anche questo mi è piaciuto molto molto molto, è un tonico per pelli grasse impure, dermopurificante astringente con salvia, rosmarino e amamelis. Questo qui è durato poco perché sono 125 ml, quindi l'ho usato tanto quest'estate e nel giro di poco mi è finito. Potrei sicuramente ricomprarlo se devo fare un ordine, insomma... Al momento ho altre cose, quindi utilizzo prima quello che ho, però sicuramente mi è piaciuto, una buona profumazione fresca, nulla di troppo aggressivo, quindi sì, è un tonico astringente, ma non è di quelli che mi è andata proprio a seccare troppo la pelle, ecco, quindi anche per questo mi è piaciuto. Forse più indicato secondo me per l'estate piuttosto che per l'inverno, però insomma dipende poi anche un po' dal tipo di pelle, però non mi è dispiaciuto affatto. Finito purtroppo. Finito anche questo, usato invece più nel periodo inverno-primavera, quando poi questo è finito ho utilizzato quello lì appunto astringente di Anthos. Questo famosissimo low cost, è un tonico viso molto delicato alla mandorla e malva, sono 200 ml di prodotto, anche questo certificato ICEA, quindi biologico. Veramente 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 delicato, questo mi aiutava tantissimo d'inverno quando il viso soffriva tutte le intemperie, il freddo e quant'altro, e lo trovavo arrossato. Questo era veramente veramente emolliente e mi è piaciuto tantissimo, tant'è che l'ho già ricomprato, quindi questo consigliatissimo per il prezzo che ha, secondo me va provato, più indicato forse per le pelli un po' più secche rispetto alle pelli grasse o miste come la mia. Forse grasse no, però per quanto riguarda le pelli miste io mi sono trovata veramente veramente molto bene, tant'è appunto che l'ho ricomprato. Poi, che mi manca pochissimo, questo idrolato di rosmarino della Saponaria. Mi dispiace terminare... Ah no, è terminato, cazzata. Pensavo fosse... No, finito. Sì, finito. Non so se si riesce a vedere dalla videocamera, ma è completamente finito. Cavolo, mi spiace. E niente, questo mi è piaciuto tantissimo, come tutti gli idrolati della Saponaria. L'unico forse difetto che hanno è la confezione così, che a me non fa impazzire, cioè proprio un po' bruttina da vedersi,
Però sono molto molto efficaci, li trovo migliori anche di quelli di Anthos, sinceramente. Il prezzo però forse sono un po' più convenienti gli altri, perché questi sono 100 ml, sì, si mette a fuoco, esatto, 100 ml, 3 euro, 3,50 euro di prodotto, mentre quelli di Anthos sono 200 ml, costano più o meno circa lo stesso. Questo per esempio è quello di arancio che ho iniziato giusto qualche sera fa, perché appunto tutti quelli che vi ho fatto vedere sono praticamente finiti. Quindi ho iniziato questo, acqua aromatica di arancio, rinfrescante, ammorbidente, previene le rughe, distende la pelle, quindi diciamo che in ordine di utilizzo, cioè io mi faccio mi guardo un attimino quelli che stanno scadendo. Ovviamente guardo anche la stagionalità, quindi se è un prodotto che posso o meno utilizzare in quella determinata stagione e se appunto vado con quell'ordine ad utilizzare, ad aprire le cose, proprio per non lasciare scadere i prodotti. Verso la fine ho anche questo qua di Alverde. Questo è comodo ed è quello che mi capitava più spesso di portarmi dietro in viaggio, perché ha lo spray, quindi è comodo quando appunto siete in viaggio, perché almeno non dovete portarvi dietro il dischetto di cotone. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è il, come si dice, il forte sentore di alcol, perché all'interno ha purtroppo, come la maggior parte dei prodotti tedeschi, anche l'alcol. E al non secondo, aspetta, al primo posto acqua, secondo posto la rosa damascena e al terzo posto c'è però l'alcol. Quindi per quanto sia comunque un alcol diverso magari da quelli che possiamo utilizzare noi nei cosmetici, si sente un po', ecco, la presenza dell'alcol all'interno del prodotto. Quindi se non vi piace, se non lo volete, sappiate che questo ce l'ha. Nonostante quello, ottimo prodotto. Il profumo di rosa non è il solito profumo di acqua di rose, soprattutto forse per questa cavolo di alcol che mi turba proprio, però vabbè, pazienza. Comunque potrei anche ricomprarlo, per la praticità del prodotto, per il packaging, per la qualità prezzo, sicuramente è un prodotto biologico, low cost, quindi potrei anche ricomprarlo. Poi, quella è un'altra acqua a chiusa, quindi la lasciamo lì. Questi sono altri tonici, quello di Amamelis di Anthos, scusate, questo qui al cetriolo, sono chiusi, quindi non li andrò a utilizzare in questo momento, ma andrò a riempire poi il mobiletto qui con altro. Questo invece è un siero di balea, è quello anti-pollution. Anche questo l'ho aperto quest'estate, l'ho utilizzato in alternanza a quello di Cien, quindi andavo a utilizzare praticamente questi due, e quando utilizzavo questo al mattino, questo qua di balea anti-pollution, la sera utilizzavo l'altro, alcune volte utilizzavo solo quello di Cien, ed è per quello che quello di Cien è finito e questo qui anti-pollution invece no, perché l'ho utilizzato un pochettino meno. Voglio comunque utilizzarlo in questo periodo il mattino, quindi ho intenzione di usare dei sieri un po' più ricchi per la sera e tenere questo qui per il mattino. Vediamo un pochettino la scadenza per regolarmi. No, beh, ho ancora un sacco di tempo, perché scade a novembre dell'anno prossimo, quindi ancora praticamente più di un anno per utilizzarlo, per cui lo alternerò ad altro e lo userò questo prevalentemente il mattino. È un gel, si presenta come un gel liquido che però si assorbe subito. Mi è piaciuto molto anche questo, potrei anche ricomprarlo assolutamente perché mi è piaciuto molto. Ma non so se è più disponibile in realtà, perché io mi sembra di averlo preso quando c'era Cogli l'ultimo e quindi non so se in realtà posso ritrovarlo. La confezione Airless così mi piace molto, ottimo prodotto, poi per il prezzo che ha, sapete che prodotti
di Balea costano veramente poco, quindi ne vale la pena. Qua ho fatto un casino. Poi, spostandoci nelle varie mensoline, allora, lassù ho degli oli corpo in uso da terminare. Questo olio dei provenzali, olio di mandorle dolci, ha il profumo però di magnolia. Mi piacciono molto anche queste versioni qua dell'olio di mandorla profumato. Mi manca poco, mi dispiace terminarlo, però vabbè. E là dietro invece ho un olio di Balea, un olio per il corpo sempre di Balea, profumo buonissimo di pesca, anche quello era una limited edition, mi dispiace terminarlo. Poi, qua in parte ho delle maschere, mi stanno mangiando le zanzare nel frattempo, ste troie, vabbè. Questa qui, della Tropical Summer, sempre di Sien, profumo favoloso al mango, ma efficacia praticamente nulla, nel senso che è una mascherina un po' inutile, diciamo così. Questa, che è quella che utilizza tanto anche Nicola, che è quella di Balea Peel Off al carbone attivo, questa l'ha utilizzata più lui che io, in realtà. E lui adora quelle peel off perché si scoccia poi di andare a risciacquarle, e quindi quelle peel off le preferisce. Questa l'ha utilizzata tanto, non mi dispiace affatto, neanche a me, potrei sicuramente ricomprarla. Poi, aiuto, qua dietro ho questa maschera che odio, infatti questa non so assolutamente come terminarla perché è pessima. Non tanto per gli effetti, perché alla fine è una maschera con glicerina, acido cogico, sfere oro, che dovrebbero dare un effetto luminoso, ed è peel off. Il problema è che ti stacca la pelle, cioè io con questa avevo tutta la faccia rossa e non riuscivo più a staccarmela perché era molto 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 aggressiva, e quindi mi ha fatto proprio male nello staccarla, cioè non riuscivo perché mi tirava la pelle, sembrava di avere proprio un cerotto e di strappare proprio un cerotto, ed è stato molto doloroso, quindi non mi è piaciuta per niente, e dopo ovviamente avevo tutta la faccia rossa. Ho provato a utilizzarla soltanto in certi punti, quindi solo sul naso e sul mento. È andato meglio, però sinceramente ancora mi aveva fatto male, e quindi da lì non l'ho più utilizzata ed è rimasta lì, e sinceramente mi dispiace perché non so come utilizzarla. Proverò a dargli un'altra possibilità, e quindi a utilizzarla ancora magari sulla zona T e basta, lasciando perdere le zone più delicate, e vediamo un attimino se riesco a sopportarla. Però non ve la consiglio per niente. Di questo marchio, questa blu, ho provato per esempio i patch contorno occhi che ho adorato, ma questa maschera proprio l'ho odiata, e veramente non so se riuscirò a utilizzarla e a finirla. Lì dietro poi invece abbiamo l'acido glicolico, sempre peel off, di Bottega Verde, che adoro, mi piace tantissimo. Questa è una linea vecchia, ce l'ho da una vita, e infatti anche questo è da consumare, per quanto mi dispiaccia, però insomma devo mettermi in conto che devo consumarlo. Però questo veramente veramente ottimo, e mi piace sempre tanto, lo utilizzo ovviamente una volta ogni morte di papa, e anche per quello che non lo consumo così così tanto, però questo veramente veramente ottimo. Poi qui abbiamo acqua micellare di Balea, questa qui nera, che ho in uso, ne manca tanto così. Questa anche mi è piaciuta molto, strana, perché ha una consistenza un po' oleosa. L'unica pecca è che, essendo nera, è strano, perché vi ritrovate, se non vi pulite bene, il nero sul viso e sul dischetto. Alcune volte non capisco se è il nero dell'acqua micellare o il nero del mio trucco, però una volta che la capite e imparate ad utilizzarla, ottima, mi è piaciuta, devo dire. Poi ve ne parlerò meglio in un altro video, perché sennò questo diventa giga. Però ecco, anche questa qua in uso e va terminata, così come questa qui, anzi questa è praticamente finita, sì, c'è dentro pochissimo, di Clinians. Io faccio un po' così, sono un po' stronza, perché quando sto per terminare le cose e mi dispiace, o appunto devo parlarvene prima di cestinarle,
tendo ad aprire altro, infatti per quello che ho aperto quella di Sien, che praticamente adesso è quasi terminata anche lei. Quindi diciamo che avevo aperte tre acque micellari, ma fortunatamente è uno di quei prodotti che utilizzo tutti i giorni e quindi non c'è pericolo, diciamo, che io le consumi, e infatti appunto sono belle che terminate. E questa appunto è ormai finita. Questa era quella per le miste grasse, purificante. Devo dirvi che non mi ha fatto impazzire. Allora, è un maxi formato, quindi comodo perché sono 400 ml, pagato veramente pochissimo, tipo 2 euro e qualcosa. Con tè verde e magnolia, buona dal punto di vista dell'effetto sulla pelle, ma non tanto quanto struccante. Ecco, l'effetto struccante secondo me potrebbe essere migliorato perché con i trucchi più strong dovevo fare molte più passate. E insomma, non è un prodotto così pratico e veloce come dovrebbe essere un'acqua micellare, e a volte da sola appunto non bastava, e quindi utilizzavo magari l'olio per struccare e poi questa per andare a rimuovere l'olio. E quindi non lo so se la ricomprerei, magari in offerta, super offerta, considerando che sono 400 ml, potrei anche decidere di ricomprarla, però non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Qua ho tutte le creme in uso, oltre a quelle due che avete visto di Sien, che vanno appunto assolutamente terminate. Qua ho questa qui, dei fiori di magnolia, che è la linea dell'Eurospin, ottima crema viso, passepartout, certificati CEA, va sempre bene, questa mi è piaciuta molto. Ho ancora del tempo per terminarla, però insomma è aperta, quindi va usata. Idem, queste qui di Balea, stessa linea per pelli miste, normali e miste. Sono la crema notte, che è un po' più consumata, e la crema giorno con fattore di protezione solare. Anche queste qua devo cercare di consumarle, però diciamo che io riesco a consumare molto di più acqua micellari e sieri, più di tutto il resto, le creme meno. E quindi vabbè, devo riuscirci. E questa idratante lenitiva ottima di Natura Bella Baby, che è una crema che utilizzavo principalmente nel periodo invernale, quando avevo la pelle irritata, arrossata, stressata. Questa ottima mi andava veramente a lenire, a idratare, a proprio rinnovarmi la pelle. Questa però ha un po' di 6 mesi, quindi è bella che scaduta secondo me, ma essendo un 100 ml addirittura, purtroppo non sono riuscita a consumarla perché non è una di quelle che utilizzavo tutti i giorni, ma la utilizzavo la sera e principalmente insomma al bisogno. Quindi anche questa qui devo cercare di utilizzarla e adesso vedrò di strutturare una skincare routine che mi permetta di far fuori queste creme, queste che hanno una scadenza un po' più lunga, magari le tengo da parte e cerco di consumare prima il resto. Adesso me la devo studiare bene. Qui invece, oltre a questi tre campioncini che ho appoggiato qua e vabbè, sono da utilizzare di profumo, ci sono tutti i vari campioncini di creme e quant'altro, insomma, ci sono delle maschere per capelli, queste qui di Biolis che ho appoggiato qua per appunto utilizzarle. Questa crema, scusate, la bava di lumaca, sempre di seta blu, questa qui, che è lo stesso marchio della maschera che non mi è piaciuta, quindi bah, speriamo per questa. Insomma, tutta una serie di campioncini, Dottor Conopcas, l'erborario, vari campioncini e questi due contorno occhi, che sono quelli che a differenza degli altri tre utilizzo il mattino. Quindi questi due, uno Soagen Antietà che è praticamente terminato, manca pochino, questo qui, questo ce l'ho da un bel po', appunto lo sto terminando. Ha un effetto tonificante, devo dire, che va quasi a pizzicare il contorno occhi e la pelle e mi è piaciuto abbastanza. L'altro invece è di Lumia, anche questo mi è piaciuto, però bisogna fare attenzione a non metterne troppo perché ha un effetto illuminante,
veramente illuminante, visibile, ma fin troppo visibile se mettete troppo prodotto, nel senso che rimane proprio una scia bianca. Quindi quell'effetto illuminante in realtà è dato dalla consistenza della crema che è bianca e schiarisce la zona. Per quanto riguarda borse e occhiaie, non ho trovato chissà quale efficacia, però sicuramente illumina e leviga la zona del contorno occhi. Questo mi è piaciuto, ma non so se lo ricomprerei a prezzo pieno. Io l'avevo trovato in un giornale a 2 euro. Il suo prezzo originale, se non sbaglio, sono 12 euro. Per 12 euro non so se lo riprenderei. E anche questo è un PAO di 6 mesi, quindi va consumato. Io adesso non ricordo precisamente quando l'ho aperto, però va sicuramente consumato. Quindi questi due li utilizzo principalmente il mattino, mentre gli altri che vi ho fatto vedere prima la sera. E sono qui. E per finire, lasciando perdere i prodotti poi della vasca, ecco che sono là. Per finire vi mostro questa mensola, anzi queste due mensole, dove tengo diversi prodotti in uso e no, nel senso che in realtà, per esempio, il Take the Day Off è ancora chiuso, l'ho messo lì, ma avendo l'olio di cocco da utilizzare, che ha più o meno la stessa funzione, quello è ancora lì chiuso. Madonna, ste zanzare come vi odio. Allora, lì trovate, credo la disposizione sia la stessa dell'ultimo video, però non ricordo precisamente. Comunque, shampoo e maschera antigiallo, che al momento non sto utilizzando perché non ho in questo momento più i capelli grigi, ma sono lì perché torneranno. L'acqua aromatica di lavanda di Anthos, che è praticamente finita. Questo altro tonico di natura estonica, anche qua me ne manca pochissimo e poi lo termino e mi dispiace moltissimo in realtà, e mi è piaciuto molto anche questo tonico. Là dietro c'è la Cooling Face Mask, quella per i pori di Dr. Konopkas, che ho utilizzato con molto piacere quest'estate, continuerò ad utilizzare. Il Sun Tips Scrub al tè verde, anche questo adoro, ne ho un altro di scorta, questi vengono dalla Thailandia. La maschera di Origins Drink Up, questa qui è ancora chiusa, così come il profumo di Jo Malone, e questo vabbè che è qua fisso, il resto potrebbe variare, ma quei due suppelletti sono lì fissi. Maschera all'argilla purificante di Bottega Verde, anche questa ne manca pochissima e quindi è qua, insomma, da terminare. Clinique, appunto, Take the Day Off, che è ancora chiuso. Oh, ah, vero, avevo un'altra crema, eccola lì. Sì, mi stavo dimenticando. Questo siero di natura estonica, stessa linea appunto del tonico, questo qui. Mi piace tantissimo, è in uso e va terminato, così come questa crema bellissima, utilizzata tutta dall'inverno fino a primavera, estate. E in realtà continuerò ad utilizzarla anche ora di giorno. L'avevo lasciata da parte perché avevo iniziato a utilizzare quella autoabbronzante e o quella con il fattore di protezione solare. Idem questa maschera, sempre di Vichy. Altre due maschere Origins, quella Drink Up notturna e quella al carbone purificante. La maschera che vi dicevo all'aloe, quella thailandese. E due profumi, l'acqua di Jo di Nicola, e in realtà li ho posizionato lì anche questo profumo dei tesori d'Oriente al tè verde, perché secondo me è una profumazione unisex, quindi che può andare bene sia per uomo che per donna, quindi gliel'ho lasciata lì in modo che potesse approfittarne e utilizzarlo anche lui se voleva, ma in realtà non la credo mai utilizzato. E questo è quanto. Quindi, con questa bellissima scena, questa bella mensolina, vi ho fatto vedere tutti i prodotti a disposizione appunto del bagno, quelli che stanno terminando e che andrò a utilizzare per ultimi, insomma, per poi sostituirli. E nulla, questo è tutto. Io vi saluto e vi mando un grossissimo bacio al prossimo video. Ciao ciao!